In fondo nell'intelligenza non ci può essere niente di artificiale. E questo momento di confronto tra sindacati e aziende in un luogo istituzionale di grande suggestione come la Sala Nassirya del Senato è stato guidato, voluto da Ford, da appunto ottimisti e razionali di Velardi, è stato guidato da Luca Telese, che ha diciamo stimolato il confronto tra personalità estremamente interessanti. Ci sei, Luca? Sono qui. Hai visto che ti ho fatto partecipare finalmente a un programma importante e non al solito programma che fai tu, cioè quel programma secondario che io vengo volentieri nei programmi minori. Eccolo, glielo sapevo. Vengo volentieri nei programmi minori, soprattutto quando c'è una buona causa. Hai ragione. Io ho pensato veramente al fatto che questa idea, se fosse stata presentata in America, sulla West Coast, se ci fosse stato un ragazzino fichetto di quelli della Boomer Generation, no? Uno Steve Jobs, ci sarebbe esplosa una guerra nucleare. E invece questo dispositivo, questa maglia che potrebbe salvare migliaia di vite, ma anche diventare un oggetto della nostra quotidianità che ti monitora mentre fai mentre corri la mattina e rischi di crepare, non lo sai, eccetera, è guardata dal mondo con un po' di sospetto, cioè nel senso in America ti chiederebbero come hai fatto, e invece qui la domanda è ma perché l'hai fatto, ecco, questo è lo un dramma tipico italico, eh? Perché l'hai fatto, sì. Bene, bene. Che allora, l'hai fatto? Che diavolo... cioè, non si poteva continuare come prima col termometro, con l'elettrocardiogramma cartaceo? Perché Luca, fare prima... una cosa così innovativa? Dici per quanto puoi stare con noi, perché so che poi sei sempre di corsa. Intanto... Ma io secoli a Spin Doctor, ambivo da secoli. Bene, allora, secoli qua. Perché l'hai fatto? Lo chiediamo subito a Marco Lombardi, che è, diciamo, il punto di riferimento del gruppo di persone che ha messo anche un a po' sospettoso Luigi questo tema. Marco Lombardi, amministratore delegato di Proger, amico carissimo, e perché l'hai fatto? Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. Perché l'ho fatto? Perché sono un fighetto ragazzino, come dice Luca, no? Quindi volevo diciamo ribaltare questo stereotipo, quindi lo possono fare pure quelli un po' non così ragazzini e meno fighetti. Allora intanto intanto spieghiamo che questa introduciamo anche Giuliano Guidabardi, che è la persona che in qualche modo ha rappresentato la radio, che è stato media partner e che diciamo conduce insieme a Luca l'attimo fuggente, che domani sarà in onda col suo punto G. Tu eri lì con tutti noi e quindi ci sei fatto un'idea. Mi sono fatto un'idea, buongiorno a tutti. È un'idea del perché, no, l'idea che mi sono fatto io è del perché non si poteva non fare, perché l'innovazione arriva, la modernità arriva, e opporsi all'uso delle automobili, parlando della bellezza delle carrozze e dei cavalli, è uno sport che tante altre persone hanno praticato, ma da queste parti evidentemente non lo si pratica, perché la modernità arriva e allora meglio cavalcarla piuttosto che farsi sommergere. E Proger in questo ha fatto una scelta molto interessante e molto importante, anche la scelta coraggiosa secondo me del convegno di sabato, di volersi confrontare con la parte più resistente a questa innovazione, a questo cambiamento, e di voler andare, ma con grande umiltà, a capire per quale motivo chi si oppone ha deciso di opporsi e ha paura, andare a cercare di capire proprio quali sono le paure di chi vede ma questa innovazione opporsi, come può essere anche una forma di scetticismo, convincimi. Ecco, sì, allora esatto, vogliamo esatto. Dire proprio così. Marco, di cosa si tratta? Perché fino adesso siamo stati un po' misteriosi. Si tratta di una maglietta, anzi facciamolo spiegare a Marco che lo ha fatto per tanti giorni. Vai, Marco. Si tratta di un brevetto di una società che si chiama Acerex, che nasce da Proger e da una piccolissima startup dell'Aquila, che insieme all'Università di Bologna e di Cagliari
abbiamo inventato un, diciamo così, un inchiostro magico sostanzialmente, una serie di formule chimiche portano un inchiostro che, se stampato opportunamente secondo determinate procedure su un qualsiasi tessuto, senza alterare le caratteristiche stesse del tessuto, che quindi resta quello che è, quindi anche adatto quindi a fare una semplicissima maglietta e t-shirt, acquista altre proprietà, cioè quelle di diventare un sensore in grado di registrare parametri biovitali. Quindi questa è l'invenzione in assoluto. Dopodiché le applicazioni di queste invenzioni nascono nell'ambito di una grande società di ingegneria come Progger, che si occupa di, come diciamo noi, di progettare il futuro. E quindi, a parte tutti gli scherzi e battute, il tema vero è quello che la tecnologia va alla velocità della luce, e queste sono invenzioni in altri mondi, come quelli di cui parlava Luca, all'ordine del giorno. Da noi fanno scalpore e soprattutto generano un po' di scetticismo verso chi le propone. È molto più facile proporre in ambito della sanità, della telemedicina, come stiamo facendo, perché questo oggetto è alla fine è un dispositivo medico a tutti gli effetti, certificato dispositivo medico, che può fare per esempio un elettrocardiogramma, e come tutti potete immaginare le potenzialità che ha. Un po' più difficile l'applicazione nel mondo, come ne abbiamo provato a fare, nel mondo del lavoro e della promozione della salute e del benessere del lavoratore. Credo che il convegno che abbiamo insieme, grazie anche a Giornale Radio come media partner, fatto qualche giorno fa al Senato, è stato semplicemente un primo passo per rompere un muro, per iniziare a parlarne con le parti in causa, perché poi, se si vuole realmente applicare la tecnologia ai dispositivi di protezione individuale, che sono oggi preistorici, cioè tutti gli effetti preistorici, bisognerà farlo non, come ha detto giustamente, la capisco, motu proprio, ma bisognerà che questa roba vada regolamentata. Allora, io trovo fantastico che abbiamo avuto Vannacci che si stava buttando nel mare, Sisto che stava andando in spiaggia e Marco che, secondo me, dalle voci che sento, è in spiaggia. Sì, io il mio sogno era quello di avere nel weekend qualcuno mi desse, ho cercato una trasmissione radiofonica, ma nessuno mi ha voluto e quindi sono costretto a venire al mare. Io ho chiesto appunto di spostarla, speriamo che col prossimo palinsesto avvenga. Allora, sentiamo Velardi, Elisa. Perché questo convegno? Perché siamo ottimisti e razionali, ci chiamiamo, siamo la Fondazione Ottimisti e Razionali. E se oggi presentiamo un prodotto, una tecnologia che può fare del bene, può farci andare verso il futuro, verso una maggiore sicurezza dei lavoratori, con un semplice, diciamo, accorgimento tecnologico che abbiamo a disposizione grazie alla modernità, grazie al futuro che avanza, e questo ci sta perfettamente con la nostra missione, che è quella della Fondazione Ottimisti e Razionali, appunto. Voglio subito sentire, Elisa, Francesco Saverio Violante, che è il direttore dell'unità operativa e di medicina del lavoro di Sant'Orsola a Bologna. E poi lo voglio subito commentare con Marco e con gli altri. Vai. La tecnologia dell'elettronica indossabile è di fatto la realizzazione del sogno della telemedicina, cioè la possibilità reale di monitorare parametri vitali delle persone senza dover imporre alle persone di dover indossare degli apparecchi pesanti, ingombranti e via di seguito. Questo, assieme all'arrivo delle reti 4G, 5G, che consentono di mandare grandissime quantità di dati attraverso questi canali di comunicazione wireless, dà effettivamente la possibilità di pensare che io posso essere monitorato volendo 24 ore su 24, e quindi ci può essere l'invio ad un centro diciamo esperto di questi parametri. Questo ovviamente determina la possibilità di avere informazioni in tempo reale su quello che succede ad una persona, e poi di elaborare queste informazioni associandole ad una serie di parametri, ad esempio associare il controllo del mio elettrocardiogramma all'attività che io sto facendo in quel momento, e quindi avere un controllo continuo delle persone. Questo è particolarmente importante nel campo della sicurezza del lavoro,
perché la tutela della salute delle persone riguardo all'attività che svolgono è basata oggi sulla sorveglianza sanitaria, ma la sorveglianza sanitaria è in realtà una visita periodica in cui il medico tra una visita e l'altra non ha nessuna informazione su quello che sta succedendo al lavoratore. In più, questo riguarda non soltanto la presenza di possibili eventi patologici, ma soprattutto la possibilità di monitorare fisiologicamente cosa sta facendo la persona e correlare questo con la sua attività lavorativa. Ad esempio, poter avere un indice di stress che normalmente non è ottenibile in altra maniera. La tecnologia... Luca? Ci sono. Allora, l'hai sentito il professore ha detto delle cose assolutamente consolatorie, rassicuranti. Ma è possibile che una tecnologia così rassicurante, così diciamo poco invasiva, possa avere delle resistenze di tipo burocratico? Sì, assolutamente, perché l'Italia è il paese di azzeccagarbugli, è il paese del non mi conviene firmare perché poi altrimenti mi mettono in mezzo, e quindi è ovvio che molte persone, pubblica amministrazione, manager di aziende, dico più o meno, no, legate al parastato, anche private, dicono: ma perché devo aumentare il mio livello di consapevolezza e dunque di potenziale responsabilità? È un meccanismo che in Italia è purtroppo molto frequente. Marco, quindi il problema che abbiamo è che se io conosco la condizione del lavoratore o dell'operatore, in qualche modo ne sono responsabile, questo ne rallenta la sua diffusione, è questo il tema? Ci sono diverse tematiche, questa è una, e questa è un po' la resistenza da parte delle aziende, del datore di lavoro, perché il datore di lavoro viene spesso chiamato in causa, e quindi come tale c'è la teoria: meno so, meglio sto, più dati acquisisco dei miei lavoratori, più se succede qualcosa non posso dire di non sapere, no? Perché oggi le visite a cui si riferiva Violante sono visite del medico del competente una volta, due volte all'anno, una volta o una volta ogni due anni, anzi, che è cosa totalmente diversa da avere un monitoraggio completo e quasi, quasi continuo di un lavoratore. Io credo che sia una resistenza che sarà spazzata via, contro cui non si può far nulla. I dati ormai sono quotidiani di tutti, la tecnologia ci porta dati in continuo, e molto spesso neanche ce ne accorgiamo, ma abbiamo e immagazziniamo quantità di dati incredibile, e fare un po' come la scimmietta che chiude gli occhi e le orecchie, secondo me non ci porterà a nessuna parte. Bisogna semplicemente andare avanti e capire come regolamentarne l'uso, non rifiutarne l'uso. Ecco, questo è il tema. Beh, capita raramente che, diciamo, un convegno non sia una manifestazione muscolare di ciò che viene presentato, ma sia proprio un'occasione per emancipare e per aumentare, diciamo, la capacità di comprendersi fra le parti. In tal senso c'è stato, diciamo, l'intervento al convegno della Camusso, che è un'icona del sindacato, che è stata diciamo ambivalente, ha avuto due fronti, uno un po' di restrizione, di chiusura, ma anche uno d'apertura, vero Giuliano Guidabardi? Io ho molto apprezzato l'intervento di Susanna Camusso, perché è stato franco, brutale, ma molto, molto costruttivo. Ha detto: non è che adesso noi mettiamo ai lavoratori questa maglietta, scopriamo che non sono perfettamente in salute e dunque i lavoratori dovranno avere dei problemi per essere poi rimessi a mansioni, ridotte le proprie mansioni perché non sono in grande salute, e quindi i lavoratori hanno una resistenza in questo senso e il sindacato una resistenza in questo senso. Ed è stato molto facile, sarà gioco facile poi per i promotori dell'iniziativa e per i brevettatori di questa così intelligente e straordinaria invenzione far comprendere che esiste un intero protocollo di sicurezza dei dati che intanto è garantita dalla normativa europea, che è forse anche troppo stringente, quindi non consente che i dati sanitari e i dati sensibili di una persona vengano violati in alcun modo. E poi c'è la responsabilità del datore di lavoro, che ovviamente deve sapere se uno delle persone che lavorano con lui è in grado non solo
per l'azienda, ma anche per la salute del lavoratore e per la salute delle persone che lavorano insieme a lui, di svolgere la mansione che gli è stata affidata. Bene, Fabio, ci sei? Certo, sono allora, qui. Mi fai la domanda gancio che a cui risponderà Marco. L'Italia è un paese decisamente complesso dove ogni innovazione viene fermata dalla burocrazia a cui si faceva riferimento, però spesso questo paese si dimentica dei singoli individui. Forse per aggirare questo blocco più che altro psicologico, avete pensato di passare ad una adozione su base volontaria? Marco, perché poi alla fine sono gli uomini che cambiano la storia, cioè, alla fine la burocrazia. Cioè, di metterlo sul mercato liberamente, questo stai dicendo? Sì, ho persone che disposte a sperimentarla. Ho disposte, sì, certo. Marco, ci hai pensato? Sì, ci sono. Beh, ci ho talmente pensato che la sperimentazione che è stata presentata al Senato è stata fatta da 3 aziende italiane su 400 dipendenti e lavoratori volontari, appunto. Quindi sostanzialmente noi abbiamo Proger, 3 leader nei propri settori, quindi Proger leader nell'ingegneria, GCF leader nell'armamento ferroviario, sapete tutti quanti sono dedicate le lavorazioni, soprattutto notturne, di coloro che si occupano dei binari ferroviari, anche gli incidenti, ahimè, che ultimamente sono stati causati da altri motivi, ma comunque sono lavorazioni molto delicate, e la più grande azienda nel settore idrico che è integrato, che è Acea, che ha una particolarità, è un'azienda pubblica, e quindi come tale queste 3 aziende hanno fatto questa prima grande sperimentazione massiva dell'utilizzo di questa tecnologia su 400 lavoratori volontari, perché oggi l'unico modo per poterla fare, ahimè, proprio a causa di questa burocrazia, è in maniera volontaria. Perché diversamente bisognerebbe fare degli accordi sindacali, a cui arriveremo secondo me. Appunto, vorrei un attimo, se possibile, riprendere quello che ha detto Giuliano Guidabardi sul tema della Camusso, che poi un po' rappresentava, pur non essendo più, essendo una senatrice del Partito Democratico e non più il segretario nazionale della CGIL, però un po' per noi in quel momento rappresentava la parte sindacale, come tale si è espressa. Io quando la Camusso ha fatto il suo intervento molto diretto, crudo, come ha detto Giuliano, ho avuto un moto di sobbalzo all'inizio, perché ha detto non è che questa tecnologia va in qualche modo a individuare delle persone che poi potrebbero essere non idonee, a cui poi si toglie il lavoro. E il mio moto di sobbalzo è stato: che vuol dire questo? Che sarebbe meglio non individuarne la patologia e farli crepare sul lavoro? Poi invece ho riflettuto molto su quello che ha detto, e un'analisi più approfondita invece individua veramente il problema. Adesso io banalizzo dicendo che sta dicendo che per molti lavoratori è meglio rischiare di morire sul lavoro piuttosto che non lavorare, sostanzialmente, perché hanno bisogno di lavorare per vivere. E quindi, come tale, ancora una volta il tema è vero. Io immagino, se uno mi dicesse non ti faccio lavorare, preferisco rischiare di morire e lavorare, no? Certo. E quindi, come tale, va affrontato con tanta serietà, con poca superficialità, questo argomento. E quindi l'unico modo di farlo è farlo tutti insieme. Questo è stato quello che noi abbiamo voluto fare al Senato. Luca Telese, che ne pensi di questo passaggio? Ecco, io vorrei fare un esempio un po' paradossale, perché uno dice: ma perché un lavoratore non vorrebbe essere monitorato e salvato con quell'afflato che Marco comunica? E l'esempio un po' brutale della Camusso ci aiuta a capire. Metti che tu sei un lavoratore che fa 2 lavori, oppure che deve recuperare del tempo, e metti che ti aiuti con la cocaina, no? E il timore è: ma non è che salterà fuori che io prendo la cocaina perché mi aiuto? Cioè, c'è tutta una zona d'ombra nei lavori e nel modo in cui in questi anni le persone arrivano ai lavori, e che ovviamente quando la illumini, senza ipocrisie, è complessa. Cioè, uno non è che pensa sempre di morire, pensa sempre di farcela, però dice: ma io devo fare questo, devo fare quell'altro, devo chiudere il rapporto, mi aiuto,
e poi dopo che succede? Che magari mi mettono fuori gioco perché esce fuori che ho affaticato il cuore prendendo delle droghe, e no, non voglio che qualcuno entri in questo mio spazio. Quindi c'è una zona d'ombra che l'abbiamo illuminata, devo dire, bene con questo dibattito, che è su due lati. Da un lato l'azienda, non mi mettere una responsabilità in più, preferisco non sapere, perché poi dopo quello dove lo piazzo, chi me lo paga, siamo sicuri che finisce in malattia con l'INAIL? E dall'altro lato c'è anche, ma io voglio rischiare da me e non voglio che il mio datore di lavoro sappia che rischio da me, preferisce che gli consegni il rapporto chiuso in tempo, no? Magari certo, lavorando giorno e notte. È un problema serio, non è una sciocchezza. Eh sì, perché il limite poi tra libertà personale e responsabilità sociale, quindi è veramente... Poi tu che abusi di cocaina lo sai bene. Tutta la vita, cioè... Alla lunga non è che al lavoratore in questione che usa la cocaina gli faccia poi così bene, sì, alla fine, da incrementare le sue prestazioni. Sì. Però mi permetto di dire che adesso nella transizione ecologica è prevista e c'è già da anni, a dire il vero, una figura che è la figura del manager HSE, che è il manager salute, sicurezza e ambiente all'interno delle aziende, dove appunto questo comparto viene dedicato alla salute, alla sicurezza dei lavoratori e ambiente, per parlare di sostenibilità, questa parola a noi tanto cara. Quindi la figura del lavoratore tutelato attraverso l'uso aziendale dei dispositivi, quindi l'azienda che fornisce determinati dispositivi per tutelare il lavoratore stesso, per proteggerlo, non per controllarlo o per sapere cosa sì, fare. Sì, vabbè, privata. Ma questo raccontalo a tuo nonno, sto scherzando. Mi piacerebbe, Lucia, ma intendo che è proprio quel tipo di manager da cui fugge, è proprio il tipo di condividere informazioni per chi sta nella zona d'ombra, è pericoloso. Noi possiamo fuggire quanto vogliamo da determinate cose, ma determinate figure rientrano in quello che ci chiede l'Unione Europea per avere quello che si chiama il report di sostenibilità, il famoso rating e punteggio che le aziende devono avere. Più alto è, più l'azienda può avere accessibilità sia nella filiera degli acquisti sia nella filiera delle vendite di quello che è poi la sostenibilità e il report accessibilità, quello che è il cluster bancario. Cioè rientriamo in un'ottica poi che quello che rende, che fa girare l'economia. Noi dobbiamo far entrare la salute e questi dispositivi, cioè la prassi di questo percorso deve essere sostenuta dalla tecnologia e da questi dispositivi, secondo me, perché i principi ci sono, hai ragione, però diciamo stiamo parlando di DPI per la sicurezza del lavoro, usiamo l'intelligenza, che è stato quel convegno che, come vedete, non è stato un luogo, diciamo, formale di incontro, ma bello, perché è uno di quei momenti in cui la gente discute veramente, come stiamo discutendo qua, con chi? Con Giuliano Guidabardi, con Lucia Lopalo, con Marco Lombardi, che è amministratore delegato di Progel, che è stato un po' il motore di Accurate, che è la società che ha inventato questo marchingegno, e con Fabio Carosi, che sta in collegamento da Roma. Io sentirei Fabrizio Palermo, la D di Acea, che è una delle tre società che sta sperimentando questo dispositivo. Vai, Elisa. Noi siamo qua perché su questo tema della sicurezza sul lavoro da sempre è stato un elemento molto importante per il nostro gruppo. Operando in tanti settori è un tema molto trasversale, e credo che in questo oggi l'intelligenza artificiale, con le nuove soluzioni che si stanno venendo sul mercato, possa dare un grosso contributo. Non solo nella gestione del problema, cioè quando avviene, oggi parliamo anche di device che stiamo sperimentando e in cui invieremo la sperimentazione, che consentono di monitorare in tempo reale le funzioni vitali e pertanto anche registrare immediatamente situazioni problematiche, ma in prospettiva, grazie all'intelligenza artificiale, credo potranno essere generati modelli addirittura predittivi su eventuali situazioni di stress. Questo va nel senso di prevenire la massima sicurezza del lavoratore individuale, ma anche collettivo, perché ricordo che un evento che può accadere a un singolo lavoratore a volte può pregiudicare la vita e la situazione di altri lavoratori che stanno attorno a lui. Invece Giuseppe
Precciaroli è il responsabile di GCF, che è la più importante società italiana di costruzione di ferrovie. E io credo che questa società che ha aderito alla sperimentazione sia un punto molto interessante e molto credibile di tutto il percorso. Sentiamo Giuseppe. GCF è una società, una realtà italiana che opera da 70 anni circa nel mercato inizialmente italiano, e tanto da essere diventata un punto di riferimento per soprattutto per Rete Ferroviaria Italiana, ma comunque per tutti i gestori delle ferrovie italiane, anche le ferrovie concesse. E poi negli ultimi 15 anni ci siamo anche affacciati al mercato estero, abbiamo aperto varie sedi in Europa, stiamo lavorando attivamente in Francia da 10 anni, abbiamo dei progetti in Kosovo, in Marocco, e negli ultimi 3 anni abbiamo anche acquisito un po' di esperienza all'estero, oltreoceano, in Nord America, quindi in Canada e negli Stati Uniti. E abbiamo circa 1850 dipendenti, un fatturato di gruppo di circa 650 milioni. Abbiamo deciso di sperimentare questa nuova tecnologia perché ovviamente la sicurezza per noi è un punto cruciale. Lavorando nel campo ferroviario, in un contesto diciamo pericoloso, che espone i lavoratori a rischi notevoli, non solo perché usa macchinari molto pesanti, ingombranti, pericolosi, ma anche perché lavora di notte, all'aperto, eccetera, eccetera, abbiamo deciso di immediatamente di aderire a questa iniziativa, perché pensiamo che l'utilizzo di questa nuova tecnologia possa portare dei benefici in termini di sicurezza, di percezione anche della sicurezza da parte del lavoratore che indossa questa t-shirt tecnologica. Abbiamo il quadro delle aziende che hanno partecipato e partecipano a questa sperimentazione, annunciate proprio durante il convegno. Facciamo il giro finale perché credo che abbiamo passato tutte le informazioni necessarie, perché io penso... A me ne manca una. Vai, dimmi quale... Se posso, e faccio una domanda all'ingegner Lombardi. Dopo questo convegno che ha messo le parti, tutti gli attori interessati di fronte a un tavolo e comincia a far cadere le diffidenze e far procedere questo sicuramente innovativo, assai innovativo progetto, quali sono i prossimi passi che voi programmate di fare? Marco? Eccomi. Ma i prossimi passi sono quelli di rendere, secondo me, pubblico, tra virgolette, i risultati di questa grande sperimentazione, perché soltanto l'informazione può aprire questo muro di diffidenza e abbatterlo, secondo me, perché scopriranno i lavoratori, scopriranno di non essere controllati, perché il dato è protetto, perché le uniche informazioni non arriveranno al datore di lavoro, se c'è qualche problema l'informazione arriverà al medico competente che parlerà con un lavoratore, e soltanto nel caso appunto di un'inidoneità a fare una certa lavorazione o un pericolo imminente che può mettere in pericolo anche altre vite, si può arrivare al datore di lavoro. E l'azienda scoprirà dall'altra parte che tutto sommato utilizzare queste tecnologie possono essere un grande vantaggio di efficienza dell'azienda, perché lavorare, sentirsi un lavoratore che si sente sicuro, si sente protetto, che non lavora stressato, perché l'indice di stress poi porta poca efficienza. Non si può pensare che un lavoratore che, adesso per fare l'esempio di Luca, che pur di lavorare addirittura va oltre i limiti fisici, aiutandosi con sostanze stupefacenti, alla fine lavori bene. Lavora male quel lavoratore, e quindi come tale bisogna aiutarlo a lavorare bene. Questo è il vero fine. Quindi le aziende scopriranno, esatto, che si lavora meglio, che si può lavorare meglio stando insieme al lavoratore, tutelando il lavoratore, e non deve avere paura l'azienda di essere chiamata corresponsabile di eventi drammatici, ma deve semplicemente essere più vicino al lavoratore, lavorare con il lavoratore, aiutarlo a lavorare meglio, e il lavoratore deve capire che l'azienda sta dalla sua parte. Il vero tema è che purtroppo di aziende il tessuto dei lavoratori italiani, ahimè, non è quello delle grandi aziende come queste tre o tantissime altre anche più grandi. Il problema, dove il lavoratore è tutelato, il problema è che sono le piccole e medie aziende fatte di 6, 7 lavoratori, 8 lavoratori, spesso in condizioni difficili, poco tutelati, e quello sarà ancora più complicato, e lì non esistono neanche i sindacati, ahimè. Allora, prima quella è la scommessa. Io posso dire una cosa? Sì, certo. Così come è vero tutte intanto queste... prima dobbiamo precisare, scusami, che non mi faccio di cocaina, di nessuna droga. Ah, no?
due che non bevo, che sono astemio, che sono astemio, che non fumo e che sono anche a dieta. Quindi detto questo, procedi. E che vive procedi. In castità. Questo è un problema. Lo dubito, posso, conoscendo, posso, diciamo, scusate, posso la struttura familiare. Dai, di conferma, posso confermarlo. Conferma. Lo confermo castità, perché gli abbiamo dato castità. Una maglietta, gli abbiamo dato una maglietta e sulla maglietta è proprio piatto. Ah, ma cioè, non c'è neanche un anche... vero, di nessun tipo. L'XXXL, sì, bene. Sì, sì. Allora, volevo dire, no, una cosa, che come è vero che esiste questa zona d'ombra, esisterà anche una zona luminosa, cioè ci sono tante persone che sono giustamente preoccupate per la propria salute, per quello che succede, che chiederanno ai loro datori di lavoro questa protezione, cioè diranno: io voglio che tu mi proteggi, no Marco? Ci sono nelle aziende, se c'è questa possibilità, non ti costa nulla, è collegata a una centrale e io, infilando una t-shirt, sono al sicuro da qualunque rischio, i miei figli possono stare tranquilli, mia moglie può stare tranquillo, qualcuno la chiederà. Ma sentiamo cosa ha detto Matteo Renzi su questo argomento. Beh, oggettivamente dobbiamo cambiare l'approccio mentale, la forma mentis, la tecnologia, l'innovazione, persino l'intelligenza artificiale può essere un gigantesco tool, un gigantesco strumento per migliorare la sicurezza dei lavoratori e più in generale per aumentare la qualità del lavoro. Da questo punto di vista il convegno di oggi è interessante e per molti aspetti visionario, perché siamo abituati a pensare alla tecnologia come un problema per il mondo del lavoro e in realtà la tecnologia è un asset per il mondo del lavoro, può migliorare la qualità del lavoro. La sicurezza è il grande tema, è il tema nelle strade, nelle stazioni, è il tema nella quotidianità, è il tema nella sanità. La sicurezza è anche, e direi soprattutto, una delle più importanti scelte da affermare in mondo del lavoro. Cioè oggi noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro, articolo 1 della Costituzione, ancora oggi troppe persone muoiono o rimangono gravemente ferite in incidenti sul lavoro. La tecnologia che dà una mano a questo è una grande opportunità di speranza per il domani. Beh, la grande novità è che trovo una perfetta sintonia tra quello che dice Matteo Renzi e quello che dice Luca Telese, e questa è una notizia. Sta per esserci un'eclisse. No, voglio aggiungere una cosa. Vai. È vero quello che dice Renzi, e stiamo entrando in un'età, e un po' lo prefigurava l'intervento di Damiano, che si occupa da anni, dopo essere stato ministro del lavoro, sindacalista, che era presente al convegno. E lui ci ha dato una visione un po' visionaria, fra l'altro citando Blade Runner. Tutti questi dispositivi si integreranno, quindi tu entrerai in un cantiere digitale che ti dice: guarda, c'è uno che non ha messo le scarpe con la punta protettiva. Entrerai in un cantiere digitale in cui ci sarà una spia che si aggiungerà e dirà: ma guarda che quello non ha il casco. E in questo mondo, che non è lontano perché è già tecnicamente possibile, Marco, non sarebbero morti i sei di Palermo uno dietro l'altro, perché su questa maglietta, che è un po' come un'infrastruttura, si poteva montare un dispositivo, un sensore antigas, giusto? Non sarebbe morto Ivo, il gruista di 69 anni che purtroppo ha preso la gru in fronte perché aveva avuto un malore, perché quella maglia magari si metteva a suonare e lo faceva scendere mezz'ora prima. Non sarebbero morti a Brandizzo perché sarebbero stati geolocalizzati e un sensore di movimento li avrebbe potuti avvisare un attimo prima. Cioè andiamo verso un futuro in cui quello che gli esempi Lombardi sono assolutamente chiamato la cosa più pertinente di oggi, con il muro dei mille morti. Questi mille morti li abbatti solo così, solo con la tecnologia. E voglio dire un'ultima cosa un po' controcorrente anche a chi ci ascolta: ma basta, cioè invochi la privacy e poi dopo Google sa tutto, esatto, di te, esatto, anche beh, che sei andato sul sito porno come fai spesso tu, Gigi, e non c'è niente di male. Mentre invece se è uno che ti deve salvare la vita, tu dici: no, il mio dato non te lo voglio dare. Bene, bene.
Mi sembra che soprattutto gli esempi sono stati assolutamente fantastici. Con tutti calzanti. Sì, sì, perfetti, cioè mi danno l'idea precisa di quello di cui stiamo parlando. Salutiamo Luca Telese. Ciao, a cui auguriamo grazie, un grande weekend. Però non posso più parlare. Bene, il tempo, no, il tempo è finito. Il tempo è finito. Ciao Luca. Ciao, salutiamo, un bacio grande. Salutiamo anche Giuliano Guidabardi. Ciao Giuliano. E a cui ricordiamo che domani alle 9 c'è un programma imperdibile che è il Punto G. È il mio preferito, posso dirlo. Beh, questo è una grande endorsement. E rimaniamo un attimo con Marco, con il quale facciamo la conclusione di Marco e Fabio, con il quale chiudiamo questo momento veramente molto interessante. Marco, qual è la conclusione? Qual è il futuro che ci aspetta? Ma ripeto, sono assolutamente d'accordo con tutti questi interventi. Il problema che mi fa riflettere è che siamo tutti d'accordo, però alla fine questa tecnologia è così difficile da applicare. Evidentemente c'è ancora qualcosa che non va. C'è tanta paura, c'è tanto scetticismo. Poi, come ha detto pure Velardi, credo, l'ho sentito qualche tempo fa, dice, presi singolarmente, anche i politici, le istituzioni, sono tutti quanti ragionevolissimi. Nel momento in cui poi si fa corporazione, si difendono ognuno deve fare la sua parte, diciamo, a livello di voti, di corporazione, sindacati, aziende, partiti, poi diventa più complicato. Però piano piano, sono rivoluzioni culturali, come tale non richiedono un po' di tempo. Io credo che il tema principale sia farlo. Dunque, il tema è culturale, quindi come tale basta. Noi l'abbiamo fatto in maniera volontaria. Credo che questo sia un esempio che incuriosisca, man mano ci si avvicina, ci si informa, si capisce che non è né la divina panacea da un lato, ma nell'altro tempo non è neanche pericoloso, mostro, anzi, certo, può aiutare. Non è un mostro. Vedrai, secondo me non ce la faremo. Secondo me questa sono molto ottimista. È una cosa di cui si parlerà spesso e sono convinto che cambierà la vita di tante gente e soprattutto la salverà tante, perché dico, anche quel signore che guidava quel camion a Venezia che è sbandato per un infarto. Era un autobus con le persone dentro, scusate, potrebbe avere avuto un infarto. Esatto. Sono morti che c'è tanti bambini che sarebbero salvati. Ma quei mille morti che vedete, di cui Luca ha parlato, non sono quelli, sono incidenti sul lavoro. Se tutto quello che di cui stiamo parlando adesso, gente che ha un infarto sul lavoro, che tutta questa roba qui non è contata in quei mille morti, non viene considerato un incidente sul lavoro. Avere una patologia, non saperlo, non è un incidente sul lavoro, e quindi sono molti, ma molti, ma molti di più. Bene, Marco Lombardi, Proger, era con noi, abbiamo parlato di questo dispositivo di Accurate, del convegno di cui eravamo, media partner. Buon weekend e ti lasciamo alla tua spiaggia. Ciao Marco. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao. Dopo un'ora di dibattito sull'intelligenza artificiale e la sua applicazione, qual è la tua conclusione? La conclusione è semplicissima, nel senso, l'intelligenza artificiale è una risorsa formidabile, della quale non possiamo fare a meno e sulla quale invito a porre la massima attenzione in termini di informazione e conoscenza. Ogni innovazione è vista come una mostruosità. Abbiamo visto quasi involontariamente che invece si tratta di un, come dire, patrimonio dell'uomo che deve essere messo a frutto con intelligenza umana nella sua gestione. Si è parlato per la prima volta di capacità predittiva, che è uno dei temi che avevamo affrontato. Noi sì. E io penso che l'utilizzo più importante che finora ho visto in termini di capacità predittiva, al di là di sapere chi vincerà la finale degli europei, come ha fatto Google, sia quello proprio di far lavorare le macchine per capire se l'uomo rischia qualcosa facendo determinati tipi di lavoro in determinate condizioni fisiche. E quindi io quello dico avanti tutta con criterio. Bene,